si arricchisce di due nuovi locomotori diesel il parco rotabile della Sangritana S.p.A. La presentazione dei due mezzi si è svolta nella stazione merci di Contrada Saletti nel comune di Paglieta, alla presenza del governatore Marco Marsilio, dell'assessore regionale Nicola Campitelli, del presidente di TUA Gianfranco Giuliante. Il settore del trasporto merci è fondamentale per ogni territorio, ha osservato Marsilio. In Italia su ferrovia viaggia solo il 5% delle merci, troppo poco, non all'altezza di un paese evoluto. Per questo motivo la Regione Abruzzo investe e investirà ancora in questo settore. I due nuovi locomotori della Sangritana entreranno in servizio sulle tratte meridionali da Melfi a Foggia e porteranno i prodotti industriali dell'area di Melfi sulla linea adriatica. Tutto questo mentre va avanti il processo di ristrutturazione che vede coinvolta direttamente TUA e che abbraccia sia la stazione di Fossacesi a Torino di Sangro, interessata da lavori di ammodernamento in linea con gli standard europei, e anche per l'implementazione della piastra logistica di Saletti con investimenti pari a circa 10 milioni di euro. Quando saranno terminati i lavori, il tracciato ferroviario diventerà moderno e appetibile. Il presidente di Sangritana S.p.A., Pasquale Di Nardo. 4 milioni e 4 di investimenti per due locomotori, uno dei due alle mie spalle, investimenti in termini di infrastruttura. Ieri ricordavamo nel Focus, l'abbiamo ricordato anche oggi, che Fossacesia, la stazione di Fossacesia di RFI, dove noi operiamo come operatori anche di manovra, oltre che di trazione, è stata portata a 750 metri il modulo, quindi vuol dire insomma una delle poche stazioni in Italia che può ricevere nello standard europeo treni così lunghi. E anche questo è un altro primato del nostro territorio. Il percorso di Sangritana intrapreso è ambizioso e quali sviluppi ulteriori prevede? Io credo che tutto quello che abbiamo, lo abbiamo appena detto alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, tutto quanto abbiamo rappresentato nelle slide di rappresentazione della nostra attività e della nostra azienda sono state tutte colte nel segno. Segno evidente non solo della dinamicità dell'impresa, ma segno evidente anche del senso di appartenenza dei lavoratori, delle maestranze. Dicevo prima, lo ha ricordato l'Arcivescovo nel benedire questo locomotore, la nostra è un'azienda molto piccola, siamo in 100 scarsamente. Le 44 assunzioni annunciate oggi con la disponibilità quindi del nostro azionista, che è sempre comunque la Regione Abruzzo insieme a TUA, ci danno ulteriore dimostrazione di quella che è la capacità di impresa di Sangritana, e nello stesso tempo continueremo a lavorare, come ho ricordato prima, con tutti i giorni con il sorriso, che è una caratteristica all'interno di un mondo familiare, anche perché siamo in pochi, e che ci consente di lavorare con serenità. L'ha accarezzato il nuovo locomotore? Sì, no, ma siamo stati insieme anche giorni fa, quindi è appena arrivato, è un amore a prima vista. In tempi di cassa integrazione Sangritana assume 44 nuovi lavoratori, a testimonianza della crescita della partecipata regionale. I due locomotori sono costati 4 milioni e mezzo di euro. Si tratta di mezzi modernissimi prodotti dalla CZ Loco. Marco Danzi. Questa è una locomotiva diesel perché la tratta non è elettrificata, però ovviamente, come avete potuto vedere, è una locomotiva diesel di ultima generazione, quindi rispetta agli ultimi standard ambientali, gli ultimi standard anche di sicurezza e di comfort per il personale che la guida. Quindi ci sono tutte le caratteristiche per consentire a Sangritana di fare un servizio veramente all'altezza delle aspettative dei clienti.